Buongiorno a tutti dalla redazione e benvenuti a TG Reggio. Un saluto come sempre anche a chi ci segue dalle frequenze della nostra radio. L'ex procuratore Giancarlo Caselli e l'attuale procuratore capo di Torino Armando Spataro erano ieri sera a Reggio per un incontro nella sala del Tricolore sul tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata al nord. Una serata organizzata dall'associazione Corto Circuito ed era presente anche il sindaco della città Luca Vecchi. Sentiamo i dettagli da Giampiero Del Monte. L'infiltrazione delle mafie al nord è un fenomeno vecchio di decenni. La società civile deve attivare anticorpi, la politica e le istituzioni devono combattere questo fenomeno. È il messaggio di due magistrati antimafia, Giancarlo Caselli e Pietro Spataro, protagonisti di importanti inchieste, invitati a Reggio a parlare di criminalità organizzata nelle nostre terre. La parola chiave è riciclaggio. I mafiosi sono ricchi, ma i loro soldi non se li possono godere finché sono sporchi. Se li possono godere ripulendoli, riciclandoli, laddove di denaro ne circola ancora relativamente abbastanza perché i mafiosi possano l'operazione di riciclaggio portarla a compimento con maggior probabilità di successo. Investe il denaro sporco in ristoranti, bar, pizzerie, palestre. Oggi cambia ancora, entrano altre forme di investimento in ballo, spostamento rifiuti, movimento terra, l'edilizia. Per Giancarlo Caselli importante è la presenza nella società civile di anticorpi contro le mafie e la video inchiesta del gruppo reggiano di Cortocircuito ne è la testimonianza. Un'inchiesta come quella di Cortocircuito che ha evidenziato questa situazione, un'inchiesta coraggiosa, dà la dimostrazione che c'è una coscienza civile ancora viva, molto attenta. Il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, ha ribadito l'impegno delle istituzioni contro la mafia. Si è parlato ovviamente anche di Brescello e delle polemiche che hanno investito il sindaco Marcello Cofrini per i contenuti di un'intervista a Cortocircuito relativa alla presenza nel paese della Bassa di Francesco Grande Aracri, oggetto di inchieste della magistratura come esponente di un clan dell''Ndrangheta. I due procuratori hanno chiesto ai rappresentanti della politica il massimo impegno contro le mafie. Dovrebbero essere queste presenze, queste situazioni valutate con maggiore sensibilità e attenzione. La politica deve pensare ad essere pulita anche rispetto al semplice sospetto di contiguità. I cittadini devono pensare non al proprio interesse ma a quello collettivo.